È la 22esima giornata nel campionato di Serie A. Il Real San Giuseppe, dopo il blitz in casa della capolista Acqua e Sapone, torna a giocare al Palacoscioni di Nocera Inferiore contro il Savia Testa Mantovan. Si parte con il primo tocco di Sutton. Pedrinho, uno contro uno. E Lisandro ancora la finta, torna da Pedrinho, il salvataggio di Teton sulla linea. Fernandez, palla fuori, Alex schiacciato. Attenzione che è un 3 contro 2, transizione della Mantova, Ganzetti, il tacco, Montefalconi attento, poi c'è il fallo. È uno schema, il gol di Micheletto. Si sblocca il punteggio al nono, 1-0 per il Savia Testa Mantova. E va da Duarte. Palla sul secondo palo! Il mago Portuga! 1-1! Debba il lancio per Petrov, ancora Petrov! Montefalcone due tempi, che poi serve subito Petrov, attaccato da Pedrinho. Palla sul secondo palo e Micheletto si divora il 2-1. Montefalcone, lancio lungo per Duarte, splendido lancio Duarte, attende Lisandro, palla alta, Lisandro, Duarte, lotta con Sutton, poi lotta con De Bail, Pedrinho, Pedro Guedes, salta Ciano, va via Petrov, poi intercetta Alex, 3 contro 1, va via Alex, palla per Ciano sull'esterno della rete, il San Giuseppe. Bueno, palla fuori, Petrov di testa, Ganzetti anticipa Montefalcone, il salvataggio di Portuga sulla linea. D'angolo, è uno schema, Bueno, non la riesce a prendere, quindi Ciano riparte, va via Ciano, l'ex giocatore della Feldi, la finta di Ciano, se la porta sul destro, poi serve Sabapti, Ahmed Sabapti, Duarte, Lisandro, traversa, va via De Bail, c'è Titon contro Duarte che poi rinviene, non c'è fallo, ancora Giappa Duarte che serve Pedrinho, c'è Alex, palla per Alex, e il diavolo, palla per Pedrinho che calcia alto, posto di Pedrinho, Petrov, Montefalcone, poi il gol di De Bail sulla corta respinta da Petrov, campanile per Duarte che va via, il destro di Duarte, Savolainen ci mette i pugni, riparte Titon, Bueno sul fondo, finisce il primo tempo 4-2. Arriva il fischio con il tocco di Lisandro. Lisandro, Pedrinho, Alex ancora per Lisandro che va via, il mancino, Savolainen in spaccata, va via Alex che torna da Lisandro, la finta, poi non calcia Titon, va via Titon, mette il turbo Titon, il destro, palla al centro e Ganzetti si divora il gol. Sabapti, Alex, palla per Sabapti che va via, Sabapti, il destro col petto, Savolainen, Sabapti, palla al centro, la sporca Micheletto, c'è Lisandro, la finta, Lisandro va via, il mancino, ancora Savolainen, occhio che Baroni è da solo, il tocco sotto, palla sul fondo, Pedrinho lo anticipa, Duarte di prima per Ciano che ha spazio, palla per Portuga che è da solo, Portuga, De Bail, Petrov sbaglia, va via Lisandro che serve, imparato, imparato, torna da Lisandro e la gol dell'imperatore sull'assist di Imparato. Palla per Petrov, Lisandro anticipa, la porta è vuota, il tocco di Alex, la palla gira ed è sul fondo. Bueno, palla per Petrov, Montefalcone, la porta è vuota, il destro di Imparato. De Bail, Titon, spazio! Che gol di Titon, 5-3. Titon, il destro addosso ad Alex. Rinviene Titon che deve coprire, poi perde palla, la porta è vuota, Alex! Il Mantova a spazio, Bueno che calcia addosso a Montefalcone che poi calcia con l'esterno, il tocco di Titon. Era Bueno, un po' di spazio, palla per Petrov che serve Titon, il destro, la deviazione Sutton, la palla resta lì, la sfera arriva ad Alex, la porta è vuota, il tocco sotto di Alex! E il diavolo! Ragazzi, che giocatore!
Mamma mia. Titon. Il destro e il gol di Sutton. Sul destro di Titon. Ciano, palla fuori per Elisandro che calcia. Finisce qui 7-4 per il Real San Giuseppe, che torna a vincere anche in casa dopo due mesi.